La storia della chiesa valdese a Piedicavallo, ultimo comune della Valle Cervo in provincia di Biella, è tanto singolare quanto affascinante. Una storia che inizia alla fine del 1800 con una maestrina proveniente dalle valli valdesi. Si chiama Elisa Goss, giunge a Piedicavallo nel 1888, inviata dal Comitato di Evangelizzazione della Chiesa Valdese, per diffondere il pensiero protestante e continuare l'opera dei colportori. Maestra giovane, disponibile, con ottimo carattere, Elisa Goss è una presenza importante a Piedicavallo. Si dedica all'insegnamento e diventa punto di riferimento soprattutto per le donne, che sono la maggior parte della popolazione residente. La maestra che viene dalle valli e le donne di qua riescono a avere un comune sentire e un rapporto anche molto piacevole e amicale. Ed è secondo me questo incontro con le donne, che tra l'altro sono la maggior parte delle convertite poi alla Chiesa Valdese, è proprio questo incontro di queste donne che fonda la comunità, perché appunto è fatta non soltanto della parola, del culto, dei canti, ma anche proprio delle piccole cose della vita quotidiana. A fine 1800 la popolazione di Piedicavallo, composta da persone abituate a viaggiare per lavoro, alfabetizzate, con un discreto spirito critico e aperte alle novità, è terreno fertile per la diffusione del pensiero protestante. Nell'arco di pochi anni, in molti ne accolgono i pensieri e lo spirito di libertà. Gli uomini della valle conoscevano già la cultura protestante nel mondo, avevano conosciuto negli Stati Uniti fedi diverse, erano molto aperti, quasi nessuno era analfabeta e sapevano scrivere, sapevano leggere. E allora anche questo accomuna un po' la cultura delle valli valdesi a quella di questa valle di emigranti che conoscevano magari in modo imperfetto, eccetera, ma conoscevano anche bene il francese e l'inglese soprattutto. Agli inizi del 1900 la maestra Goss si trasferisce a Torino con la famiglia. Arriva una nuova maestra, ma la scuola viene chiusa nel 1911. Anche la comunità valdese di Piedicavallo, che era arrivata a contare oltre 50 membri, inizia ad assottigliarsi, complice anche l'emigrazione per lavoro. Di tutta questa storia rimane una testimonianza in pietra, il Tempio Valdese, costruito in buona parte con opera volontaria, inaugurato domenica 13 ottobre 1895. Al piano centrale il luogo di culto, sopra l'alloggio del pastore, sotto la vecchia scuola della maestra Goss. Sono passati più di 100 anni, ma la storia della chiesa valdese di Piedicavallo continua. Attualmente lo teniamo aperto nei mesi estivi, luglio-agosto, fino al culto di chiusura, che è il culto in piemontese. Abbiamo questa bella esperienza di utilizzo del tempio non soltanto per i culti, ma il tempio, grazie alla libreria Claudiana di Torino, diventa una libreria che viene aperta per diversi giorni nei mesi di luglio e ad agosto. L'idea è di avere un momento di apertura, di evangelizzazione, di conoscenza della cultura protestante attraverso i libri della Claudiana e non solo. Ci siamo innamorati del posto perché è un paese bellissimo, il Tempio Valdese è una meraviglia. Un po' per caso, 4 anni fa siamo venuti e abbiamo scoperto questa realtà che aveva anche bisogno di essere un po' vivacizzata e così, voilà, è nato. È un connubio che funziona, villeggiatura, lettura, raccontarsi delle storie, stare insieme, riflettere. E siamo alla terza estate, sta andando sempre meglio. Soltanto la gente entra e guarda e legge i versetti che sono dipinti sulle pareti. Nessuno fa mai nel lavoro di proselitismo, però insomma la conoscenza delle cose è sempre importante.